Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo insieme a Samuele, 24 anni, molto molto giovane. È arrivato alla nostra attenzione inizialmente perché aveva un pene curvo ventralmente, ma veramente molto curvo. Aveva fatto un intervento di circoncisione fatto malissimo, con una cicatrice, un cheloide tremendo. Prima di questo tipo di problematica di pene curvo, già aveva manifestato la condizione di deficit erettile, non riusciva ad avere una buona erezione. Abbiamo fatto un raddrizzamento del pene, abbiamo corretto la vecchia cicatrice, però questo non è servito, è servito esteticamente a farlo stare meglio, perché il pene era veramente troppo, molto curvo verso il basso, però non ha risolto ovviamente il deficit erettile. Siamo qui a pochi giorni dal ricovero di Samuele, che effettuerà nel nostro centro un impianto di protesi peniene idraulica tricomponente. Samuele è qui, ci racconta un po' il suo stato d'animo, qual è stato il suo percorso in questo periodo di avvicinamento alla protesi peniena e soprattutto qual è il tuo stato d'animo. Come ha detto il prof, sono arrivato da lui, diciamo, in una condizione un po', non dico disperata, però quasi. Avevo, come ha detto, una curvatura verso il basso abbastanza importante, di 40-50 gradi. Di più era di 50 gradi. Di più? Era così, era. Più di 50 gradi. Sono quasi 90 gradi. E anche una vecchia cicatrice di una circoncisione fatta veramente male, come ha detto anche lui. Quindi abbiamo deciso di correggere questa cosa ed è andato tutto perfettamente. Però ovviamente era rimasto il problema di fuga venosa. Abbiamo provato le pillole, ma non hanno dato l'effetto sperato e quindi abbiamo deciso di impiantare la protesi. Ma quindi la fuga venosa esiste o non esiste? Perché tanti medici dicono che non esiste la fuga venosa. Sì, vabbè, adesso vorremmo aprire pure un congresso, ma sì, esiste. Esiste e non sono l'unico, purtroppo. Quanti specialisti ti hanno visto e che cosa ti hanno detto prima di arrivare a me? 2-3 specialisti, ma mi hanno detto: guarda, è tutto nella tua testa, fai un percorso psicologico perché non esiste come condizione, non hai niente. Però il problema c'era e quindi alla fine mi sono rivolto ad Antonino, a Gabriele. Allora, quello che dico sempre è che non solo i problemi di deficit erettile vanno diagnosticati, sicuramente hanno fatto una diagnosi, credo, fatta bene, ma vanno anche affrontati, perché è molto riduttivo e poco risolutivo dire a un giovane di 24 anni che è un problema emotivo, psicologico. Tu non mi sembri uno emotivamente, psicologicamente che sta male. E dirgli che è solo un problema di testa qualche volta succede, ma in altri casi bisogna avere la forza e il coraggio di poter affrontare il problema. Quello che io stresso molto come concetto è che fare un impianto di protesi a un ragazzo di 24 anni che è, tra virgolette, disperato, perché tu non trovi una fidanzata, ti allontani, non fai una vita sociale perché hai paura di confrontarti con l'altro sesso. Fare un impianto a un ragazzo, a un giovane di 24, io ho impiantato anche un giovane di 21 anni, richiede una grande sicurezza e una grande competenza, cioè noi sappiamo veramente quello che facciamo. In più, fare un intervento che riduce nettamente i rischi di questo tipo di procedura chirurgica, che sono i rischi di infezione, può dare al paziente una tranquillità in termini proprio di risultato e di successo. Quindi è molto facile dire: no, guarda, non lo fare perché sei giovane. Che devi aspettare? Perché bisogna aspettare a 35, a 40 anni? Quei 15 anni di vita chi te li dà? Solo nei centri che hanno una grande capacità, un grande volume, possono dare una risposta a questo tipo di problematica, perché altrimenti i pazienti come te girano e passano la loro gioventù così a fuggire dall'altro sesso. Sei d'accordo da questo punto di vista? Che ne pensi? È inutile aspettare il problema va risolto subito. T'hanno detto che eri mezzo matto? T'hanno fatto capire che eri mezzo matto? Più o meno, ci sono girati intorno, però sì. Questo è il problema. Allora, tante volte
il medico dà l'indicazione per se stesso, non lo so fare, è più facile dire io non ho la capacità, vai nel centro dove fanno questo tipo di procedura, che probabilmente potrai dare una risposta al tuo problema. Dire al paziente che è fuori di testa o che ha problemi emotivi di andare dallo psicologo, dallo psichiatra, secondo me non è corretto. Ci sono delle indicazioni ovviamente tante volte con dei pazienti, ma non sempre. Samuele è molto equilibrato da questo punto di vista. Che ti aspetti, Samuele, da questo tipo di procedura? Hai chiuso questa storia una volta per tutte. Non ce la fai più? Mi sono rotto le scatole, come si dice. Lo so, anni che ci sbatto la capoccia, basta. Com'è la protesi? L'hai vista? Ti fa paura? No. Hai capito come funziona? Hai capito tutto il meccanismo? Capito. Sei conscio? Non sei matto? No. Dimmi la verità. Sono da Roma, ma insomma. No, vabbè, lascia stare. Questo qui non è essere matto, è proprio un difetto di parte. Dico, sei convinto di quello che stiamo per fare? Sì. Io ho cercato di scoraggiarti. No, dilla, sta cosa perché è importante. Beh. Di scoraggiarmi e dire guarda, vediamo prima se è psicologico o no, ma anche se ho provato comunque il problema rimane. Quindi... Sì, beh, noi quello che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare tutti i tipi di trattamenti, le compresse, abbiamo provato anche con il col Priapo Shot per rigenerare un po' i tessuti, ma se c'è un problema di natura venosa le vene non tengono e quindi il pene perde. Poi ovviamente subentra anche la componente emotiva psicologica e questo innesca un meccanismo tremendo che poi ti fa fare una vita vuota, brutta. Vorresti avere una ragazza? Sarebbe ora. Va bene, ringraziamo Samuele, ci vediamo fra qualche giorno in sala operatoria, pronti a risolvere il tuo problema. Ti aspettiamo per darci poi un feedback, un riscontro di quella che sarà la tua nuova vita sessuale. Promesso? Promesso. Bene. Invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'email in sovraimpressione. Vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. Ciao Samuele. Ciao a tutti.